Anche oggi noi dobbiamo essere pronti a disobbedire, se poi dopo ci dimostrano che abbiamo torto, possiamo anche rientrare, ma non che noi si debba prima andare, che so io, alla professoressa a dire: io vorrei fare una ricerca su questo, ma lei che cosa mi dice? Prima lo fai, poi se la professoressa ti dice è una cavolata, va bene, mi spiegherà perché è una cavolata, ma intanto io la faccio. Intanto questo non provoca, diciamo, l'interruzione del progresso, né del progresso scientifico, né del progresso, come interessava Don Milani, del progresso teologico. E poi ci sono altre bellissime espressioni, sempre in esperienze pastorali, ma anche in lettera alla professoressa, che come bisogna essere per fare scuola. E lui lo spiega, dice: non venite a domandarmi come bisogna fare per fare scuola, dovete domandarvi soltanto come bisogna essere per fare scuola. Bisogna avere le idee chiare in fatto di problemi sociali e politici, non bisogna essere interclassisti ma schierati, bisogna ardere dall'ansia di elevare il povero a un livello superiore. Non dico a un livello pari a quello dell'attuale classe dirigente, ma superiore, più uomo, più spirituale, più cristiano, più tutto. E in esperienze pastorali abbiamo, lui fa uno studio sulla emarginazione delle classi più meno abbienti. E questa l'abbiamo fatta proprio questa statistica che compare a pagina 54 di lettera alla professoressa, l'abbiamo fatta proprio noi a Calenzano. E in questa statistica abbiamo dimostrato, abbiamo provato a suddividere le classi sociali, abbiamo visto che le ripetenze o le bocciature avvenivano soprattutto nelle classi dei contadini e degli operai, e soprattutto ancora in montagna, cioè dove i ragazzi anche di Calenzano stavano nelle zone più sperdute, non servite da strada, non servite da servizio pubblico, eccetera eccetera. Allora, quando i professori videro questa tabella, dissero che era un'ingiuria alla loro onorabilità di giudici imparziali. La più accanita protestava che non aveva mai cercato e mai avuto notizie delle famiglie dei ragazzi. Se ho un compito da 4, io gli do 4. E non capiva, poveretta, che era proprio di questo che era accusata. Perché non c'è nulla che sia ingiusto quanto farne parte uguali fra disuguali. Quindi il diciamo, lettera alla professoressa ribalta proprio tutto il modo di concepire, il modo di vivere, il modo di operare anche nel civile, nel politico, nel sociale. Quindi ecco perché era osteggiato da una parte dai confratelli che avevano tutti il loro creaturino e i loro ragazzini intorno, e invece Don Lorenzo aveva, prima che venisse isolato a Barbiana, 50-60 ragazzi di tutta la parrocchia, di tutte le altre parrocchie, socialisti, comunisti, democristiani, di tutti, aveva tolto anche il crocifisso dall'aula. Perché? Perché non ci dovessero essere dei fraintendimenti. Siccome lui voleva dare alla scuola un carattere, diciamo, di scuola laica, non scuola confessionale per cui si andava a imparare il catechismo, eccetera. No, ma di scuola laica che avesse permesso ai ragazzi di aprirsi a tutta la cultura che vi immaginate, i poveri contadini, operai. I contadini da noi facevano le elementari in pluriclasse, cioè una classe, una maestra sola
con cinque classi. E allora come potevano avere una formazione simile a quella dei Pierini, come dice in lettera alla professoressa? E quindi, ecco, per cui Don Lorenzo si mette al servizio degli ultimi e dice poi anche nella classe degli ultimi c'è da fare una selezione, perché ci sono gli operai, che alla mercé a quell'epoca, forse ancora, perché ora c'è diciamo il lavoro come si chiama, quindi gli operai che vengono mandati a casa hanno, non c'è più lavoro al servizio del proprietario, eccetera, eccetera. Allora invece non c'erano neanche protezioni sindacali, per cui i ragazzi venivano presi una settimana, due settimane, tre settimane e poi andare a casa. Ecco, e quindi lui la considera anche questa un'ingiustizia e va a cercare proprio gli ultimi, va a cercare. Allora dice, all'interno della classe stessa dei poveri, io faccio ancora una distinzione, perché i poveri stanno un po' meglio dei contadini. I contadini stanno un po' meglio di quelli che stanno sulle zone disagiate. Questi stanno un po' meglio dei montanari. I montanari stanno un po' meglio dei pecorai. E via, via, via. E arrivava proprio... Ma non è che facesse, diciamo così, una enunciazione così teorica, scritta in un bel libro, poi pubblicata. Lo faceva sul serio. E quindi a San Donato e a Barbiana ha scelto proprio le ultime persone, che non avrebbero avuto da nessuno una gratificazione, come dicevo anche elementari fatte in pluriclasse. Allora, come lo ricordiamo un po' noi Don Lorenzo? Lo ricordiamo come un uomo dai molti talenti, perché veniva da una famiglia ricchissima di cultura soprattutto, ma anche di beni economici. Le fattorie, le ville al mare, eccetera, ce l'aveva lui, no? E quindi, però anche di una cultura elevatissima. Aveva in casa i nonni che erano dei luminari della scienza, sia sul piano archeologico, sul piano della linguistico, sul piano della medicina. Erano personaggi conosciutissimi in tutta Italia e anche all'estero. Ecco perché diceva che io la povertà dei poveri, cioè di quelli che ho qui davanti a me, non la posso considerare la povertà da un punto di vista materiale, non è la povertà di casa, di acqua, di luce, eccetera, ma la povertà di cultura e di funzione sociale. Se noi pensiamo, diciamo, anch'io per me me lo dico, che una funzione sociale si esercita soltanto se abbiamo la parola, se abbiamo la possibilità di parlare con gli altri, se non abbiamo, come avevamo noi, il timore di stare in mezzo a una stanza, noi stavamo intorno ai muri perché non ci si notasse, no? E, ecco, Don Lorenzo ci ha detto, voi siete tanto bischeri, ma che credete che quelli che hanno tante lauree, sanno tante cose, ne sappiano molte di più di voi? Sì, sapranno parlare, sapranno, però voi sapete, avete il rapporto con la vita, sapete i sacrifici che si fanno anche lavorando, essendo sottoposti, eccetera, eccetera. Quindi non vi preoccupate, e ci spingeva, e tant'è vero che lui diceva, ai poveri bisogna dargli la superbia e ai signorini, agli studenti bisogna dargli l'umiltà, altrimenti arraffano, quando si faceva anche la scuola popolare, tutta la scuola e parlano solo loro. E voi contadini e voi operai non parlate. Ecco che gli studenti, realmente gli studenti universitari, erano tartassati da Don Lorenzo perché voleva che stessero ad ascoltare. In genere lui diceva:
voi ascoltate solo voi stessi, non ascoltate gli altri. E quindi voleva che ascoltasse, che ascoltasse quello che avevamo noi da dire, anche se detto male, anche se detto in maniera così non stimolante. Voleva un linguaggio semplice, e voi potete esaminare tutti gli scritti di Don Lorenzo senza trovarvi una frase, un vocabolo difficile. Eppure sono opere d'arte. Per esempio, il dire nella lettera alla professoressa che quando venne su a Barbiana un famoso pedagogista, disse: ma voi, lei non gli fa giocare questi ragazzi? No, a parte che in cima a Barbiana c'è stato, se si mette a giocare al pallone, il pallone gli va a fine a vicchio, quindi gli ci voleva uno che andasse a raccattare. Però, dico, loro non ci pensavano nemmeno. E questo gli dice: ma lo sa che, lo dice anche l'esperienza pastorale, Polianski dice che bisogna fargli giocare i ragazzi, bisogna, perché, e lui lo dice, come si chiama, Lucio, che aveva 36 mucche nella stalla, e dice quella famosa frase che è emblematica, che la scuola è sempre meglio della merda. Il che voleva dire che mentre il signorino andava a pigliare i frutti della stalla, va bene, Lucio doveva, e invece Lucio voleva invece studiare per essere almeno alla pari o quasi alla pari con il signorino. Questo, vedete, ha rivoluzionato il mondo della scuola, ha rivoluzionato il mondo della conoscenza, il mondo della politica, perché anche la politica, anche i politici avevano a fare le sue rimostranze, no? Dicendo che in genere quelli che sono a capo dei partiti e a capo della politica sono tutti in genere laureati, e quindi sì, stanno con i poveri, stanno con la sinistra, eccetera, però, dice, stanno a capo dei poveri, a capo della sinistra. Quindi queste sono le provocazioni di Don Milani. Noi non prendiamo per scontato tutto quello che Don Milani diceva e che doveva servire a farci pensare, a farci capire che il problema degli altri è uguale al nostro. E dice sempre, e poi mi chiedo, in lettera a una professoressa, che lui insegna ai ragazzi: cercasi un fine, bisogna che sia onesto, grande, che non presupponga nel ragazzo null'altro che essere uomo, cioè che vada bene per credenti e atei. Io lo conosco, il priore me l'ha imposto fin da quando avevo 11 anni e ne ringrazio Dio. Ho risparmiato tanto tempo, ho saputo minuto per minuto perché studiavo. Il fine giusto è dedicarsi al prossimo. E in questo secolo come vuole amare se non con la politica o col sindacato o con la scuola? Siamo sovrani, non è più il tempo delle elemosine, ma delle scelte. Contro i classisti che siete voi, contro la fame, l'analfabetismo, il razzismo, le guerre coloniali. Quindi sono provocazioni che vanno prese e riflettute. Ultima cosa, poi davvero ripeto, dice sempre a pagina 61 di esperienze pastorali, di lettera alla professoressa: solo i figlioli degli altri qualche volta paiono cretini, i nostri no. Standogli accanto ci si accorge che non lo sono, e neppure svogliati, o perlomeno sentiamo che sarà un momento che gli passerà, che ci deve essere un rimedio,
Allora è più onesto dire che tutti i ragazzi nascono uguali e se in seguito non lo sono più, è colpa nostra rimediare. È esattamente quello che dice la Costituzione. Quando parla di Gianni, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana, perché non c'è nulla che sia ingiusto quando fa le parti uguali tra disuguali. La scuola che perde Gianni non ha diritto a chiamarsi scuola. Scusate se sono stato lungo. A questo punto la parola alla professoressa Graziella Giovannelli. Io torno sempre a parlare volentieri di don Milani, anche se vi confesso che sono sempre un po' titubante, l'ha già detto l'allievo. Don Milani non solo tartassava gli studenti universitari, tartassava anche gli accademici. E sono delle noticine molto puntuali sugli accademici che studiano i ragazzi, i bambini, ma che li studiano solo sulla carta, che non li hanno mai visti. E quindi, come dire, mettersi a leggere Don Milani significa fare sempre per me anche un esame di coscienza sugli strumenti che si utilizzano. E Don Milani, come dire, secondo me, proprio per il suo essere profeta, così io lo vivo, continua a parlare della scuola e dell'educazione, non soltanto chiedendoci di ritornare indietro e di pensare, come dire, a quel momento, a quella scuola che lui ha costruito, a quelle scuole che lui ha costruito, ma Don Milani ci dà, almeno così io lo vivo, una serie di strumenti molto importanti anche per leggere i nostri giorni, per leggere quello che sta capitando nelle nostre scuole, nei nostri ragazzi, nei nostri bambini. Io insegno sociologia dell'educazione alla Facoltà di Scienze Politiche e ogni anno non riesco a non parlare di Don Milani. E mi rendo conto, ormai da 10 anni a questa parte, che pochissimi sono i ragazzi, gli studenti, che sanno chi è Don Milani. Quest'anno avevo una sola persona in tutta l'aula che ricordava il filmato che è stato fatto qualche anno fa con un Castellito e nient'altro, è una persona assolutamente sconosciuta. E quindi, come dire, io credo che dobbiamo anche fare uno sforzo per distribuire questa parola, queste parole che sono in lettera alla professoressa, negli altri testi che Don Milani ci ha lasciato e ci ha regalato. Io credo che siano tantissimi gli stimoli, o per meglio dire, io trovo tantissimi stimoli ogni volta che lo rileggo, trovo qualche frase nuova che mi suggerisce letture particolari della nostra realtà. Però ci sono 3 nodi che io vorrei oggi richiamare sinteticamente, evidentemente non portando via troppo tempo, 3 nodi che mi sembrano assolutamente prioritari nella condizione contemporanea. Cioè, come leggere Lettera alla professoressa e gli altri scritti rispetto ai problemi che la scuola oggi sta affrontando. Non so cosa direbbe Don Milani, forse mi sgriderebbe questa attualizzazione, però io ci provo comunque. Allora, c'è un primo nodo che ha a che fare con il secondo fine che Don Milani richiama. Lui ha letto il primo fine generale dell'educazione, che è quello di dedicarsi al prossimo. Don Milani però prosegue dicendo: questo è solo il fine ultimo da ricordare ogni tanto, quello immediato da ricordare minuto per minuto è di intendere gli altri e farsi intendere. E a me questo sembra assolutamente centrale nella situazione contemporanea. Il tempo di Don Milani è il tempo della migrazione dalla montagna
alla pianura, dalla pianura alla città. Noi oggi ci troviamo di fronte, Bologna, non solo, Firenze, ad un'altra forma di immigrazione. Le nostre scuole sono praticate in larga misura da ragazzi che vengono da altri territori. E questo fine, intendere e farsi intendere, mi sembra assolutamente prioritario. Quindi mi sembra di una attualità stringente. Certo, bisogna trovare le forme con cui tradurre oggi intendere e farsi intendere, che è l'apprendimento dell'italiano per queste persone, ma è, badate, questo era già presente nella scuola di Barbiana, non è solo l'apprendimento della lingua che è l'elemento cardine, è la lingua che fa sovrani, una lingua che serve per essere cittadini, non per diventare ricchi, serve per essere soggetti attivi all'interno della società. Don Milani però già allora non parlava solo della piena padronanza della lingua italiana, che era l'elemento principale, ma parlava di un plurilinguismo, tanto è vero che i suoi ragazzi li mandava a lavorare all'estero per imparare il tedesco, per imparare l'inglese, e quindi questo plurilinguismo mi sembra di un'attualità assolutamente rilevante. E io ho anche visto che Don Milani, pur essendo centrato prevalentemente sul linguaggio come strumento di sovranità, usava tutte le forme della comunicazione, perché faceva vedere i film e faceva studiare anche il linguaggio filmico, faceva studiare la musica. Don Michele Gesualdi un giorno ha raccontato come i ragazzi di Barbiana abbiano lavorato a lungo su un'opera e poi siano stati a Milano, alla Scala, a vederla rappresentata, per dire, come dire, che il linguaggio è multiforme, è quello che Don Milani, è a tutto tondo quello che Don Milani vuol dare ai ragazzi. Questo sembra a me un bel messaggio per le nostre scuole, ripeto, in primo luogo per gli svantaggiati di oggi, che sono certamente, per quanto riguarda la lingua, gli immigrati, ma proprio questa poliedricità del linguaggio di Don Milani credo che sia una bella strategia e un messaggio che noi dobbiamo cogliere per tutti i nostri studenti. Questo è il primo nodo. E il secondo nodo di attualizzazione io lo ritrovo là dove Milani dice che la scuola non deve essere una scuola al servizio dell'io. Lui dice, ragazzi, bisogna impadronirsi degli strumenti della comunicazione per diventare sovrani, per diventare cittadini attivi, per cambiare questo mondo. La scuola ha una funzione strumentale, ma rispetto alla cittadinanza e rispetto alla trasformazione del bene comune. La scuola, nell'immagine che io ricavo da lettera alla professoressa, non è invece strumentale alla carriera o al raggiungimento di posizioni dirigenziali. Diventare uguali, promuovere gli svantaggiati, non vuol dire, come dire, dare ai ragazzi l'obiettivo di diventare loro stessi padroni un domani, cioè dirigenti. L'obiettivo è quello di mettere anche le proprie competenze al servizio della società. E quindi lui dice che appunto la scuola contemporanea, la scuola del suo tempo, è una scuola che spesso può essere definita come una scuola che è al servizio dell'io e non del noi. A me sembra che questo sia vero anche oggi, cioè che anche oggi noi abbiamo, nel bene e nel male, un'attenzione prioritaria al soggetto, all'individuo. Guardate bene, è importante, è chi lavora nella scuola sa che c'è una grossa attenzione ai percorsi individuali, alla progettazione individuale. La legge di riforma Berlinguer, come la legge di riforma Moratti, hanno un elemento in comune, l'articolo 1, che dice la scuola deve essere una scuola che promuove la persona. Quindi c'è una forte attenzione al soggetto e alla sua realizzazione. Ma né Berlinguer né la Moratti
legano più questa formazione della persona al bene comune. È scomparsa dalla legge di riforma, era scomparsa anche in quella di Berlinguer, il riferimento alla formazione del cittadino. Poi dentro via via si parla anche di convivenza o meno, però c'è una scarsa attenzione alla formazione, all'essere parte di una società. Ripeto, l'attenzione alla persona è sacrosanta. La individualizzazione della formazione è nata secondo dei percorsi positivi, che erano quelli di dare sviluppo alle caratteristiche soggettive, di potenziare la libertà personale. Però chiediamoci se la scuola non debba essere, oltre che un contesto di formazione della persona, anche un contesto di realizzazione del bene comune della società. Questo è il messaggio di Lettera a una professoressa, cioè tu ti formi per difendere i tuoi diritti, ma per assumerti le tue responsabilità nei confronti della società. L'ICAR, che tutti ricordiamo, almeno è che sulla porta di Barbiana, sta proprio a dire che tu ti formi per essere sovrano, ma la tua sovranità non serve solo per il tuo bene personale, perché deve servire per la trasformazione della società e per il bene, e per il bene comune. E si aggancia a questo anche il terzo nodo che mi piace richiamare, che è il tema delle regole e dell'obbedienza. Tutti noi ricordiamo la frase di Don Milani: l'obbedienza non è più una virtù. Io sono cresciuta con questa lettura, sono cresciuta con questo orientamento e con, come dire, la pedagogia milaniana a tenere conto dei fini di una norma e quindi di non accettare la norma in sé per sé come strumento di autorità indiscussa. Don Milani, voi sapete, come dire, su questa frase ha sofferto a partire dalla sua presa di posizione nei confronti della guerra e della presenza dei cappellani militari nell'esercito, ha pagato un grande scotto. Però io sono andata a rileggermi le lettere ai cappellani militari, le lettere ai giudici soprattutto, che sono uno stupendo pezzo di pedagogia della regola. Me lo sono andata a rileggere perché in questi nostri anni, in questi nostri giorni, in questi nostri mesi, io mi interrogo molto sulla sregolatezza delle nuove generazioni, cioè sul fatto che le nuove generazioni fanno fatica a, in qualche modo, non dico ubbidire, ma fanno fatica a ritrovarsi in quelle che sono le regole della convivenza quotidiana. Non sto pensando alle grandi cose, penso al rapporto all'interno della scuola, penso al rapporto con la città, dove noi abbiamo continue denunce sulle difficoltà di costruire convivenze significative, convivenze che in qualche modo prevedano o riescano a garantire la continuità, almeno per qualche tempo, delle regole che si sono formulate. Don Milani diceva: l'obbedienza non è più una virtù, ma diceva che le norme vanno cambiate non attraverso la trasgressione individuale, ma vanno cambiate facendo obiezione, ma dandosi da fare, perché vengono cambiate utilizzando gli strumenti della politica. Voglio dire, cioè, utilizzando gli strumenti collettivi. C'è l'obiezione di coscienza individuale, ma se la legge non rispetta quelli che sono i fini ultimi dell'umanità, però lui dice la trasformazione della regola deve passare non attraverso la presa di posizione individuale, nel senso che io non rispetto e non ci penso, non sto alle regole della vita quotidiana. Lui dice
la disobbedienza deve nascere da un riferimento forte ai valori e deve trasformarsi in un'azione per trasformare la legge che è ingiusta. E quindi non basta che io da sola venga meno all'obbedienza, ma è necessario, perché dice, lui dice, vi spiegherò quanto mi stia a cuore imprimere nei ragazzi il senso della legge e il rispetto per il tribunale degli uomini. Non voglio che vengano su anarchici, è l'arte delicata di condurre i ragazzi su un filo di rasoio. Da un lato formare in loro il senso della legalità, dall'altro la volontà di leggi migliori, cioè il senso politico. È necessario educare i ragazzi ad un amore costruttivo per la legge. Quindi occorre aiutarli a impegnarsi per la società e quindi a lavorare per la convivenza. Questo credo che sia un messaggio assolutamente rilevante per la scuola di oggi. Quindi il messaggio non è una disobbedienza individuale sregolata, non è una negoziazione continua, quella a cui siamo abituati nelle scuole, nelle famiglie, anche in prospettiva individuale. L'obbedienza non è una virtù, ma solo se è nella prospettiva di una difesa comune di un bene superiore. E questo a me sembra veramente centrale e c'è un bel percorso da fare per la scuola contemporanea. In ogni caso io sono venuto qui a parlarvi di una cosa. Userò un termine germanico, Gewissensfreiheit, libertà di pensiero. Questa è la base della nostra opera. Noi abbiamo diversi centri, come dicevo poco fa, e per darvi un'idea esiste un centro formazione e ricerca e un centro documentazione a Vicchio. Per darvi un'idea dirò che è come nel Vangelo San Pietro e San Paolo. L'uno sta a Roma e fa il Papa, l'altro viaggia per il mondo portando la novella. E questo è il centro di documentazione, il San Pietro, che resta lì e conserva. Il centro formazione e ricerca invece gira il mondo, non solo l'Italia. Noi siamo presenti in tutti i continenti. E strano a dirsi, siamo profeta in patria, siamo più forti all'estero che non qua in patria. Purtroppo succede, vero? Ma è una cosa naturale. Nello stesso tempo noi collaboriamo con molti che hanno visto, conosciuto e naturalmente operato con Lorenzo e sono veramente lieto, lo ribadisco, di aver portato oggi Mario Rosi, che fa parte del gruppo dei ragazzi di Calenzano, che hanno una loro associazione e con la quale siamo onorati di collaborare, ma nello stesso tempo devo citare anche la fondazione recentemente stabilita da Michele Gesualdi, così come il centro, un nuovo modello di sviluppo di Francuccio Gesualdi, col quale abbiamo ottimissimi rapporti e che è proiettato non solo nel presente ma anche nel futuro, cosa che noi paulinamente facciamo nella formazione e ricerca. Vi do un esempio, questi sono testi di lettera a una professoressa albanese, ci sono circa 7 missioni in Albania che diffondono questo libro, cinese, edito recentissimamente, un russo, questo edito l'anno scorso, ma naturalmente ho portato quelle più eclatate, ma ce l'abbiamo naturalmente in portoghese, in spagnolo, francese o ancora deutsch, tedesco o altre lingue più conosciute. Questa è la prima traduzione in sinottico, una tradizione anche della letteratura tedesca, in tedesco e italiano, a fronte che l'obbedienza non è più una virtù. Lo stiamo realizzando anche in inglese, anche in francese, anche in spagnolo. Questo anno uscirà intanto l'inglese e lo spagnolo. Abbiamo anche questo. Ecco, ci allacciamo al presente. La signora parlava di pubblicità di linguaggi. Noi promuoviamo la scrittura collettiva in tutta Italia e anche fuori e abbiamo notato che la scrittura collettiva fa delle cose eccezionali tra gli adulti, ha addirittura una valenza rivoluzionaria, catartica.
quando gli adulti si radunano e decidono di scrivere collettivamente su una materia che sentono sulla loro viva carne e che sanno può interessare tutti. Ecco, questa polietricità di linguaggi si manifesta in molte maniere, effettivamente ancora oggi. Abbiamo lanciato un concorso a livello nazionale, fra tutte le scuole di ogni ordine e grado, e il Comune di Vicchio ha elargito qualche, diciamo così, benemerenza a quelli che le hanno presentate più belle. Naturalmente noi come associazione provvediamo ad insegnare agli insegnanti come fare scrittura creativa, scrittura collaborativa, scrittura collettiva. Questo lo facciamo già anche in qualche comune qui della Emilia Romagna, come lo facciamo in tante altre parti d'Italia e all'estero. C'è poi la realizzazione del bene comune, detto bene, ottimo, questo è il secondo, l'ho seguita con tanto affetto, veramente. Beh, questa realizzazione del bene comune si può fare in molte maniere. E una, per esempio, l'abbiamo fatta recentemente, l'anno scorso, e riguardava il prezzo del pane. Siamo riusciti a far calare il prezzo del pane a Bologna e in tutta l'Emilia e nelle Marche e nell'Umbria, facendolo arrivare a 1 euro al chilo. Questo l'ha fatto il Centro Formazione e Ricerca Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana. Non è forse noto, ma noi abbiamo un poco forzato la mano alle grandi catene distributive. Abbiamo fatto un calcolo semplice, vedete, anche il pane può servire. Egregi signori, una famiglia normale consuma 150-200 kg di pane all'anno. Se io invece di pagarlo 2,5 euro lo pago 1 euro, è presto fatto il calcolo, sono 300 euro risparmiati in un anno. Solo sul pane serve a sensibilizzare la gente. Se sul pane posso risparmiare 300 euro, cos'altro posso fare per migliorare la mia vita, per far sì che la qualità della mia vita possa in qualche maniera riflettersi su di me, sulla mia famiglia, sulle mie generazioni future? Ecco, noi tentiamo di provocare, siamo provocatori. Parafraso ancora un grande, Annio Severinus Boetius, e dico, noi ci consoliamo con la provocazione, de consolatio provocationis. E infatti noi come Lorenzo provochiamo, abbiamo il piacere di provocare. E questo è il grimaldello col quale oggi noi operiamo in molte realtà. Altre realtà di provocazione, e ne anticipo due che sono bombe. Allora, una la stiamo per mettere in funzione ora ed è abbastanza normale, ma è una scuola del tutto particolare. Stiamo tentando di, diciamo così, sostenere una scuola, un'associazione o una cooperativa sociale, quello che sarà vedremo, di insegnanti che si rivolgeranno in maniera estremamente innovativa a coloro che sono emarginati, giovani, bambini, ragazzi, difficili da seguire. Abbiamo naturalmente un'esperienza nel campo anche all'estero e lo faremo qui a Bologna. È una cosa nuova che sono sicuro farà molto, molto bene e anche molto rumore. Ve lo do come anteprima, ma sicuramente ne sentirete parlare molto presto. Siamo abituati a muoverci molto dolcemente, ma poi diamo il pugno, come si suol dire. Così ci ha insegnato il maestro. La seconda cosa è la famosa pratica di far leggere il giornale in classe. Oramai è diventata diffusa questa pratica. Noi l'abbiamo ancora più innovata. Noi vogliamo portare il mondo civile all'interno della scuola. Se la scuola non è capace a causa di qualche manzoniano insegnante o per sciateria delle giovani generazioni a muoversi all'esterno. Ebbene, noi vogliamo vedere di portare la vita civile nella scuola, di fare in maniera tale che i ragazzi seguano i consigli comunali, seguano il consiglio di quartiere, seguano la vita democratica dell'ambiente in cui vivono, che di veramente
In loro si formi il desiderio di diventare cittadini sovrani. Come si può fare questo? Molto semplice. Basta con le moderne tecniche riprendere una seduta di un consiglio comunale, spararla in televisione anche in diretta, e perché no, anche in internet, e magari collezionare di un unico comune 12 sedute comunali. Dopodiché gli si dà la possibilità via internet al ragazzo di interrogare il sindaco, gli assessori, o anche la stampa, o anche i partiti. È esplosiva la cosa. Noi oggi parliamo di ragazzi, ma come per la scrittura collettiva, quando si va a farne usufruire un adulto, questa cosa diventa esplosiva. Noi milaniani lo sappiamo, noi ci muoveremmo con molta attenzione, ma certo questa nostra idea, che è assolutamente innovativa e che solo due comuni in Italia hanno applicato solo parzialmente, noi tenteremo di diffonderla, così come viene già applicata da un nostro collega all'estero, in Canada e in altri paesi. E sono sicuro che questa avrà un impatto decisivo nella acquisizione, e qui vengo al terzo punto, di quella regola e obbedienza e anche naturalmente coscienza, questa interazione che il ragazzo dovrà, crescendo, saper padroneggiare, perché non diventi un utensile egoistico, ma qualcosa utile a naturalmente esercitare qualcosa di positivo per tutti e per la società. Io la ringrazio, dottoressa, perché lei ha detto tre cose essenzialmente necessarie, e io penso che oggi noi ci muoviamo nelle realtà locali e anche meno locali proprio per far sì che tutto questo abbia un respiro ampio e che renda più democratica la società, e nello stesso tempo più fruibile, e nello stesso tempo avvicinare coloro che, grazie a Dio, ci servono, a coloro che hanno l'esercizio della sovranità, i cittadini. E non dimentichiamoci che anche il più piccolo dei cittadini, e parlo dei bambini, hanno uguali diritti di noi adulti. Io termino qua dicendo che, se volete, potrete lasciare il vostro nome, cognome e vostro email o numero di telefono e indirizzo sul banchetto laggiù all'ingresso. Saremo lieti di mantenervi aggiornati su quello che facciamo, e forse troverete non solo provocatoria la nostra azione, ma anche divertente, perché noi ci divertiamo, noi veramente scantoniamo, noi veramente facciamo sempre qualcosa di nuovo, rinnoviamo sempre la nostra vita e la nostra azione, ma sempre con un unico scopo finale, quello di creare qualcosa di buono per tutti e non solo per noi. Arrivederci e auguri a tutti voi. Grazie a Bologna e al quartiere Santo Stefano. Siamo al secondo incontro di questa giornata dedicata alla scuola, giovani, educazione. E io sono Stefano Camasta, sono consigliere al quartiere Santo Stefano e coordino la commissione scuola, servizi all'infanzia e alla famiglia. E in questo momento noi ci occupiamo di volontariato e scuola, percorsi di solidarietà e progetti educativi. Sono invitati qui una serie di rappresentanti di associazioni che hanno lavorato a progetti diversi, ma che hanno in comune tutti quanti, diciamo, la passione, direi, per la scuola nei suoi diversi livelli e per quindi, diciamo, l'integrazione fra le istituzioni scolastiche e il territorio. Qui con noi c'è l'assessora Mili Virgilio del Comune di Bologna, a cui cedo subito la parola perché i tempi si sono un po' allungati rispetto a quelli previsti, e quindi direi abbiamo tutta una serie di scadenze personali e, diciamo, di giornata da rispettare. Quindi all'assessore direi una parola così di saluto per quanto riguarda così coloro che sono presenti, e magari anche con un po' un quadro, una situazione
non più a livello di quartiere, diciamo, ma a livello comunale, rispetto a collaborazioni in atto possibili con varie associazioni che per fortuna animano il nostro territorio. Grazie. Colgo subito il filo della continuità col dibattito di prima, no? Perché mi sembra che ci siamo molto in questo tema, cioè l'indicazione di Don Milani è sicuramente un'indicazione di scuola che educa la cittadinanza, e io credo che in questa concezione della scuola l'apporto del volontariato sia centrale, perché consente appunto quello snodo fra l'istituzione e il territorio, no? Che sono parole, come dire, poi a volte come dire, abusate, no? Territori, però qui diventano realtà, diventano impegni personali, no? Perché passiamo attraverso questo concetto di volontariato che testimonia un impegno personale che ritorna e deve ritornare. Questo ovviamente poi ognuno è libero di impostare le sue iniziative individuali, i suoi percorsi di vita e le sue scelte come ritiene. Ma quella parte, quello diciamo che mi interessa come istituzione, è quella parte che nel rispetto delle autonomie riesce tuttavia a creare un cemento, a essere quella testimonianza in più. Io credo che più di discorsi, di prevenzione, quali possono essere, che so, parlo del tema della droga, no? Che si è così che si è così indicato anche in termini allarmistici, più della droga io credo che nelle scuole il problema sia quello semmai dell'alcol, se dovessimo proprio dare delle priorità. Comunque, a parte questo, quello che mi interessa sottolineare è che io credo che una testimonianza di volontariato, nella misura in cui dà un'indicazione positiva di impegno, riesca molto di più a fornire un modello, una testimonianza, ci dia più chiavi d'uscita da questo, dai problemi, no? I problemi delle nostre giovani, dei nostri giovani, che tanti progetti o tante iniziative che a volte finiscono invece per essere poi scollegate e non produttive di cemento. Ecco, io credo che il volontariato sia in questo una chiave, e come Don Milani poi indicava, no? Anche con la sua esperienza personale, però che poi ritornava in un dialogo stretto con le istituzioni, io credo che questo sia un modello da sperimentare. E in questo senso io credo che queste esperienze, anche esperienze di quartiere, dovrebbero anche riuscire a trovare, come dire, un cemento anche centrale, anche un cemento. In questo senso io, diciamo, per quanto riguarda l'attività, diciamo, del settore istruzione, formazione, politiche delle differenze, non a caso, come dire, noi abbiamo voluto anche instaurare questo legame, no? Proprio il rispetto dell'alterità, no? Le politiche delle differenze, io credo che dichiaro proprio una disponibilità in questo senso, quindi anche a trovare modo di valorizzare le esperienze di quartiere, ripeto, sempre nel rispetto dell'autonomia, perché niente di più che il volontariato deve essere, si impone e esige rispetto di per sé in quanto tale, ma quindi proprio in questa chiave io penso che possa esserci una possibilità anche di confronto anche cittadino, insomma, e quindi che bisogna riuscire a trovare un legame e un cemento, una connessione che debba essere non solo di quartiere ma anche cittadina. Perché? Perché quella è la chiave, poi la città come intesa come cittadinanza. E oggi io credo che la sfida sia una sfida rispetto a quella che proponeva Don Milani, che si è ulteriormente complicata. Loro il problema erano i meridionali, no? Adesso noi abbiamo una pluralità in più di differenze con cui dobbiamo misurarci, e credo che quello sia un insegnamento che proprio attraverso l'esperienza del volontariato e del raccordo volontariato e tutte istituzioni possa consentirsi di fare quel salto verso la scuola di cittadinanza, che credo sia l'obiettivo che ci possa trovare in condivisione.